Che cosa c'è, a tuo avviso, nella politica italiana di vero quando si parla di interventi sul clima e che cosa invece viene sbandierato come semplice propaganda? Partirei da un dato di fatto. Nelle negoziazioni convulse per la formazione del governo che a breve, con ogni probabilità, si farà, abbiamo visto girare questi fantomatici 26 punti di accordo di programma. Al quinto si parla esplicitamente di Green New Deal. È un'espressione che in Italia, in ambiti, diciamo così, non solo governisti ma anche politici più generali, non si era ancora sentita. Ecco, io questo penso che questo sia un primo punto di vittoria relativa di quello che è stato il Movimento per la Giustizia Climatica italiano nel 2019. Movimento che ha due anime. Una storica, che anche se non si è chiamata giustizia climatica l'ha praticata, che è il movimento contro le grandi opere inutili e imposte, e il secondo invece è quello dei Fridays for Future, che sono emersi in Italia come altrove a partire tra la fine del 2018 e l'inizio del 2019, che hanno avuto un primo momento di visibilità enorme il 15 di marzo per il primo climate strike, poi a maggio per il secondo, e ora si prepara il terzo, internazionalmente il 20 e in Italia il 27. Io credo che senza questa mobilitazione non avremmo avuto quel tipo di ragionamento dentro una negoziazione per la formazione di un nuovo governo. Quanto ci sia di reale lì dentro, io penso nulla. Penso che sia un modo come un altro per agganciarsi a un tema che effettivamente ha fatto presa sull'opinione pubblica italiana e che mostra una potenzialità non da poco. A giudicare da quello che è stato un anno di governo giallo-verde e a giudicare da quello che è stato il rapporto tra il Partito Democratico e la tematica ecologica e climatica nel governo precedente, ricordiamo su tutti lo sblocca Italia per quanto riguarda il governo Renzi, lo sblocca cantieri per quanto riguarda il governo Conte 1, è evidente che nulla di ciò che il Green New Deal richiede di essere per avere un'efficacia sia nella pratica e nella visione di queste forze politiche. Tuttavia non sottovaluterei il fatto che i movimenti, cioè, quando i movimenti impongono un'agenda, anche nella, se questa agenda poi non è quello che i movimenti intendono portare avanti, non è un punto da sottovalutare. Come primo punto distinguerei comunque il piano, il Green New Deal proposto da Ocasio-Cortez e altri socialisti democratici negli Stati Uniti, da quello che per ora è una vuota parola dei politici nostrani. Quindi, fatta salva questa differenza che non è banale, io credo che l'articolo di Klein colga nel segno. Coglie nel segno perché il Green New Deal è il nome di un problema. E questo problema è il rapporto tra lotta alle diseguaglianze e preservazione ambientale. Il problema si pone, ed è importante situarlo storicamente in maniera corretta, dentro la crisi di un tentativo che è quello del green capitalism, green economy, attraverso le quali le élite avevano giocato una scommessa, che era quella di poter risolvere la crisi climatica e ambientale attraverso dei meccanismi di mercato. L'idea era la logica del profitto applicata al modo neoliberale, quindi un profitto che in realtà si nutre di diseguaglianze, che non fa nulla per opporsi alle diseguaglianze, può risolvere la crisi climatica. In una parola, il problema della crisi climatica non è la povertà, ma i poveri. Eliminiamo i poveri. Questa è stata la scommessa. Io credo che alla COP24 di Katowice, ma già subito dopo Parigi, l'accordo di Parigi, questo meccanismo fosse andato in crisi. Oggi mi pare in una crisi conclamata. Quindi si ripropone il problema che dicevo prima, no? Quindi quello tra diseguaglianza e preservazione ambientale. Perché si pone? Perché il New Deal originale, quello di Roosevelt, che poi sarebbe arrivato nei 30 gloriosi in Europa occidentale, aveva in effetti una finalità, uno scopo, ed ha in effetti avuto come pratico risultato una riduzione delle diseguaglianze nei paesi in cui è stato applicato, cioè significa una inclusione dentro il meccanismo capitalistico delle classi lavoratrici, un'inclusione
non barbara, è un'inclusione in quanto protagonisti. Cioè, il welfare è stata una grande conquista delle lotte operaie e le ha portate all'interno del meccanismo capitalistico, quindi riducendo in maniera significativa le diseguaglianze, sulla base però di un meccanismo che si cibava di quello che è stato definito da alcuni studiosi, in particolare Matthias Schmelzer, il paradigma della crescita, che era un modo per differire la lotta a livello di distribuzione primaria del reddito, quindi salari contro profitti, perché se il totale fa 10, i profitti pigliano 7 e il salario 3, se io continuo a lottare su una base stabile, a un certo punto il conflitto diventa improcrastinabile: o i salari aumentano oppure aumentano i profitti. Il paradigma della crescita, l'idea di fare crescere la torta indefinitamente, in qualche modo aveva come finalità quella di includere le classi lavoratrici mantenendo stabile il rapporto tra salari e profitti. Chi sono stati i perdenti di questo modello welfarista e di questo patto socialdemocratico? Sostanzialmente i soggetti della riproduzione sociale. Quindi lavoro domestico per lo più svolto da donne, lavoro servile, quindi le colonie, e infine l'ambiente, che nel modello welfaristico erano considerati tutta la riproduzione infinita e gratuita. Okay? E quindi si poteva tranquillamente espandersi a spese di questo. Quello che accade con la crisi ecologica, che diviene un problema politico tra gli anni 60 e 70, è che questo modello, si interrompe. Okay? Oggi riprendiamo il filo di quel ragionamento, però siamo in una fase in cui effettivamente sappiamo che i soggetti della riproduzione sociale non sono infiniti e gratuiti. Quindi come si riduce la diseguaglianza attraverso la protezione dell'ambiente e non invece attraverso un impatto ambientale, che era quello legato al modello, per esempio, delle opere pubbliche e al modello keynesiano classico, quando si dice sostanzialmente possiamo fare una buca, riempire la buca, quello è lavoro pubblico e quindi produce benessere nel sistema welfare. Questo è un problema, a mio avviso, piuttosto rilevante, non è facile risolverlo. Come primo punto, e qui chiudo per tentare di rispondere alla domanda, io prenderei spunto dai gilet gialli, i quali sostanzialmente hanno mostrato che se si deve parlare, ed è bene farlo, di transizione ecologica, è bene anche mettere subito in evidenza chi deve pagarla. Devono pagarla le classi che hanno beneficiato di un trentennio o quarantennio di neoliberalismo e non certo le classi che invece ne hanno pagato. Se si fa così ci interessa, altrimenti quella non è transizione ecologica.